Nell'ambito della dodicesima edizione di Lubeca, rassegna ormai consolidata che propone convegni, tavoli tecnici e incontri formativi sulla promozione, valorizzazione e gestione dei beni culturali, si è svolto a Lucca il 14 ottobre un incontro della rete delle città della cultura, dal tema il piano strategico per l'innovazione e il welfare culturale, in collaborazione con il MIBACT, Focus Point Capitali Europee della Cultura. Presente al tavolo il Comune di Matera nella sessione Come cambia il welfare dei territori? E il comune di Aliano in qualità di città candidata a Capitale Italiana della Cultura 2018. La rete delle città della cultura si ritrova a Lubeck in un importante convegno in cui si parla di piano strategico per l'innovazione e del welfare culturale. In questo ambito grande spazio anche ai progetti di innovazione e la partecipazione ad una sana competizione, quale è quella che mette le città in gara positiva per poter presentare dei progetti da capitale italiana della cultura, vede protagonisti piccoli e grandi centri. Oggi anche Aliano è presente in questo panel, insieme alla città di Pistoia, che sarà capitale italiana della cultura nel 2017, insieme ad altre città che concorrono per il medesimo anno, il 2018. Essere presente in questa giornata, cosa rappresentano? Ma è un importante momento per la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura per il 2018, un onore per la mia comunità essere qui presenti al Lubeck e presentare e confrontarci soprattutto con le altre città candidate in questo percorso importante non solo per Aliano e per la Basilicata, ma anche questo momento importante per l'Italia, dove le capitali della cultura possono fare veramente la differenza. Aliano è il più piccolo comune candidato a Capitale della Cultura 2018, ma con dei numeri importanti, con dei contenitori culturali molto interessanti, quindi 13 contenitori culturali in itinere, uno ogni 70 abitanti, un piccolo paese di 1.000 abitanti con una grande superficie e quindi un indice di 1 a 1 a chilometro quadrato per abitante, quindi questo piccolo paese che vuole confrontarsi con le grandi città, perché è facile fare cultura nei grandi centri, molto difficile nei piccoli comuni, ma noi siamo molto determinati e quindi andremo avanti verso questa direzione. Al di là o meno di essere capitali della cultura, noi continueremo in questo progetto importante che è iniziato nel 98 dalla nascita del Parco Letterario Carlo Levi e cercheremo comunque di portarlo avanti nella quotidianità. Oggi abbiamo ascoltato anche alcuni membri della commissione che hanno guidato il processo, hanno definito alcuni paletti, posto alcuni correttivi, mettere l'accento anche sull'importanza in questa competizione dei piccoli centri, con tutto il loro valore, anche se evidentemente concorrono su un binario diverso rispetto a città che da tempo hanno un patrimonio culturale in vista e anche flussi turistici importanti. Guarda, io sono stato molto soddisfatto dagli interventi dei relatori e poi centrando e verificando il nostro dossier, io lo credo molto attuale rispetto agli indicatori nazionali, anche se il nostro è un piccolo comune, però abbiamo anche una governance studiata e strutturata che può portare avanti senza nessuna difficoltà, aperta al territorio e aperta soprattutto alla cittadinanza e agli imprenditori, portare avanti questo progetto importante. Noi ci auguriamo che la valutazione sia senza dubbio positiva, ce lo facciamo come augurio e credo che comunque alla fine dovremmo tanto da questo momento lavorare insieme alla comunità, alla provincia, alla regione e ai partner che hanno sostenuto il progetto di Aliano Capitale della Cultura 2018. Presto si declineranno i dettagli di un programma molto ricco che ci porterà fino alla shortlist, quindi alla prima decade di novembre, a presentare in Italia il progetto di Aliano insieme al sostegno della comunità tutta lucana e che permetterà quindi di raccontare alcuni punti nevralgici del dossier e anche della rete che si sta costruendo. Ieri è stato siglato anche un patto. Abbiamo siglato un patto con l'Associazione Italiana delle Case della Memoria, abbiamo iniziato la promozione del parco di Aliano, Capitale della Cultura 2018, a Padova,
ritirando il premio di turismo responsabile. Oggi siamo qui a Lubeck, abbiamo una serie di iniziative tra Roma, Matera, Eboli, Firenze, Torino, Ravello, che accompagneranno la candidatura di Aliano nella prima fase fino al 15 novembre. La rete della città della cultura si incontra a Lubeck, anche Matera, protagonista nella prima sessione, alla presenza di diversi interlocutori istituzionali e non, perché la rete, il lavoro insieme, il network si costituisce evidentemente sul campo. Matera ha aderito alla rete delle città strategiche della cultura all'inizio del 2016 e assume un ruolo importante a livello nazionale proprio perché è un po' l'elemento, la città guida rispetto alle politiche per la città e all'utilizzo della cultura come fattore strategico. Per cui la nostra presenza qui è stata motivata dal fatto che siamo guardati un po' con attenzione e con interesse dalle istituzioni nazionali e dagli altri enti territoriali, sia nel programma delle capitali italiane della cultura, sia per quanto riguarda i fattori di sviluppo che le città possono trarre acquisendo un po' l'esperienza che è stata quella della città di Matera in questi anni. Si è guardato al cammino, ma soprattutto si è cercato di porre le basi del confronto sulle prospettive future e sul superamento di alcuni vincoli. Sì, è stata evidente la domanda che è emersa su un primo bilancio e su quali sono le difficoltà che la città può assumere con una scadenza come quella stringente del 2019, per cui abbiamo avuto modo di portare la nostra esperienza anche per quello che riguarda le complessità legate all'attuazione di politiche pubbliche che sono fatte sia di interventi infrastrutturali che di interventi immateriali, sia di hardware che di software che consentono però poi alle città di trasformarsi e di governare il cambiamento. A Lubeck si incrociano diverse esperienze di successo, esperienze di innovazione, esperienze di ripartenza e di rigenerazione urbana che coniugano turismo, cultura, arte e partecipazione diffusa dei cittadini. Per una realtà come quella di Capri, che conosce i flussi del turismo internazionale e nazionale, la presenza qui all'interno di questa rete, di questo consesso, cosa significa? Ma significa avere conoscenza anche di altre realtà che non sono semplicemente quelle della realtà turistica di un'isola famosa in tutto il mondo. Significa avere contatti con queste persone e con queste realtà che hanno un richiamo turistico diverso e apprendere anche da loro quelle che sono le loro esigenze, le loro specialità, le loro emergenze veramente fa piacere. E poi fa piacere un'altra cosa naturalmente, che Capri è un'isola del sud e quindi sapere che anche altre realtà del sud hanno l'aspirazione di migliorare la loro condizione turistica, la loro condizione di ricettività e soprattutto l'esaltazione dei beni culturali che queste realtà ospitano, veramente è un grande piacere anche per noi. Le distanze si abbattono in diverse modalità, occorre un focus infrastrutturale ma occorre anche un network di relazioni che abbattono anche le barriere di accessibilità. Voi lo avete fatto? Diciamo che fortunatamente oggi il colloquio con le realtà turistiche nazionali e internazionali è facile, attraverso le reti informatiche si può discutere di tutto. Noi abbiamo abbattuto questi muri, ma non erano muri, insomma, anche utilizzando questo tipo di informazione, ed è la cosa più bella perché si prende contatto con il mondo, quindi anche Aliano sicuramente potrà usufruire di questi motivi e momenti, diciamo, di informazione e di diffusione al mondo, perché troverà, se vuole, anche con la città di Capri un contributo per diffondere la cultura del turismo e del turismo culturale nel Mezzogiorno. Questo dunque è il valore di un network che si consolida in occasioni come in Lubeck, dove i sindaci si incontrano, si parlano e stendono anche dei protocolli d'intesa oppure delle occasioni di condivisione. Certo, è più facile il dialogo, il rapporto, il colloquio diretto è sicuramente il momento più facile e soprattutto quello più costruttivo per formare e costruire un dialogo, un rapporto, una conoscenza dei problemi comuni, ma anche di diffondere la possibilità di diffondere una cultura diversa da un punto di vista proprio di territori diversi.
Uno dei punti cardine del progetto di Aliano è il valore veicolato dal festival che da tanti anni caratterizza l'area dei Calanchi e che ridonna anche con il suo eco alcuni messaggi importanti di condivisione, di partecipazione diffusa. Vi sarà un'edizione straordinaria quest'anno in un momento cardine del cammino di candidatura? Il 30 e il 31 avremo un'edizione speciale di un mini festival alla Luna ai Calanchi con un press tour di giornalisti e tutti quelli che hanno sostenuto e sostengono ancora il festival, che sosterranno sicuramente la candidatura di Aliano a Capitale Italiana della Cultura 2018, anche con delle manifestazioni e delle rievocazioni storiche teatrali rispetto al tema di Carlo Levi e dei concerti dedicati, quindi il concerto per Aliano che ci sarà il 30 a partire dal primo pomeriggio fino all'alba del giorno dopo. Una sorta di libro importante degli ospiti che suggellano con la loro firma artistica e il valore delle loro produzioni l'attestato di stima e di fiducia verso un cammino che Aliano ha cominciato da qualche anno. Grandi attestazioni anche da parte della stampa, soprattutto da parte della stampa nazionale, delle TV che vedono Aliano città candidata a capitale della cultura italiana per il 2018, veramente un sostegno morale che ci dà la forza di andare avanti sempre di più. Quando vediamo piccolo ma bello, Aliano contro tutti, piccolo paese, grande vita, a noi non fa altro che farci piacere, perché dal punto di vista mediatico io credo che almeno la candidatura di Aliano abbia una grande simpatia a livello regionale ma anche a livello nazionale e internazionale.